Buonasera a tutti, eccoci arrivati al webinar del 25 giugno, sempre in collaborazione con IG. Questa sera vedremo un argomento molto molto interessante a mio avviso. Non vedremo grafici, li abbiamo visti la settimana scorsa con il webinar sull'Inside Fake Out. Questa volta ci andremo un pochino ad approfondire invece un tema di cui si parla poco, ma che è sicuramente molto molto importante per comunque poi alla fine avere un trading profittevole nel modo costante. Le parti più difficili sono proprio quelle che arrivano dalla propria parte, no, dell'io comportamentale. Quindi cercare, in questo caso, come ho scritto qui, di rimanere lucidi durante l'attività di trading. Direi che in questo webinar parleremo in linea generale di quelle che sono alcune situazioni che accadono nel trading e, a mio avviso, come si potrebbe cercare di risolvere, quindi di migliorare, andando a cercare, per esempio, di prendere profitto dove bisogna prenderlo e quindi non farsi, diciamo, condizionare da quello che è un pochino tutte le situazioni che derivano dallo stare sul mercato ed avere un trade a mercato. Voi sicuramente farete trading, fate trading, chi magari da più tempo, chi da meno tempo, e sicuramente chi lo fa da qualche tempo è sicuramente arrivato ad avere una situazione magari di instabilità anche solo momentanea nel momento che si ha un trade a mercato, perché ricordiamo che la parte più difficile del trading a livello operativo proprio non è quella di entrare, ma è quella di uscire dal trade. Quindi a entrare, diciamo, tra virgolette, siamo capaci un po' tutti, chi un po' meno bene, chi invece meglio, ma in linea di massima poi uscire è la cosa un pochino più difficile, perché è anche la cosa in linea di massima più discrezionale, diciamo così, ed è anche quello forse il bello del trading. Bene, allora, partiamo da questo, ovvero. Io ovviamente parlo per me, quindi price action, io comunque parlo per la mia esperienza, quello che dirò e che dico, lo cerco sempre di sottolineare, fa parte del mio background, della mia esperienza e non è per forza la verità assoluta. Sono dell'idea, insomma, che poi il trading ha tante sfumature, quindi io ovviamente ripeto, vi parlerò della mia esperienza e spero di potervi dare un qualcosa in più magari alla fine del webinar. Poi cercandolo però, mi raccomando, di mettere in atto alcune delle cose o tutte di cui parleremo questa sera. Vi ricordo che avete anche la chat qui e quindi intanto saluto tutti in chat se volete scrivere direttamente lì, insomma, poi le domande magari le teniamo per la fine. Allora, cosa ho scritto qui? La vera certezza del trading è che non sia mai un'entrata certa, cioè non sia mai una certezza, no? Cioè, chi fa trading di professione, chi è o anche come seconda attività, come terza attività, o comunque chi fa trading sa, ed è nella sua essenza, il trading non ha un'entrata certa. È un po' come in realtà qualsiasi attività imprenditoriale che non ha un'entrata certa, ovvio che magari nell'ottica di un'attività imprenditoriale più classica di economia, chiamiamola così, reale. Si possono avere poi iniziano ad avere dei clienti, si possono avere un certo tipo di, come dire, no? Di network, per cui un imprenditore che inizia la sua azienda un po' alla volta, l'entrata non sarà mai per forza certa, però inizia ad essere, no, qualcosa di costante. Ecco, questo è quello che noi dobbiamo fare arrivare il nostro trading, cioè sapendo e puntando sul fatto che non abbiamo una certezza, ma che nel lavorare costantemente rispettando una propria metodologia, la certezza, tra virgolette, arriva. Allora, noi siamo esseri umani e da esseri umani vogliamo avere tutto sotto controllo, cioè non è possibile per noi che vogliamo fare una cosa, quindi in questo caso la nostra attività, e questa nostra attività non sia totalmente sotto controllo. Ecco, questa cosa dobbiamo dobbiamo completamente uscire da questa, diciamo, da questa mentalità nel trading, perché il mercato non può essere controllato da noi. Diciamo che è una cosa che è completamente fuori dalla nostra sfera di influenza. Questo
Quello che succede durante, per esempio, prima di un primo venerdì del mese, quando ci sono i no farm payrolls, probabilmente una delle poche persone che può avere influenza sono chi governa le politiche monetarie, no? Ma i trader come noi non abbiamo nessuna influenza su cosa può fare l'euro-dollaro da qui a un minuto, da qui a domani. Non è qualcosa che possiamo controllare. Quindi, questa è la prima cosa. Cerchiamo di non avere questa mentalità, questo approccio al trading, quindi stare davanti al monitor, anche se si fa un'operatività veloce, pensando che stando lì davanti il mercato possa muoversi a nostro favore o comunque come vogliamo noi. Dobbiamo cercare invece di andare a comandare altro. Quindi, che cosa? Tre cose importanti che sono accettare questa incertezza e il fatto di non avere aspettative. Noi molto spesso nel trading non accettiamo appunto questa incertezza, anche se magari a parole diciamo sì, l'accettiamo, ma in realtà poi a livello implicito non accettiamo il fatto dell'incertezza del trading e abbiamo delle aspettative troppo grandi. Io spesso faccio coaching, da tanti anni faccio insomma anche formazione, quindi mi trovo a parlare con trader o con chi vuole far diventare l'attività di trading un'attività ovviamente un'attività imprenditoriale o comunque un'attività lavorativa e spesso la cosa che mi si chiede è sì, ma una volta che divento pratico, che ho mi sono formato, quanto posso guadagnare, quanto guadagno? Ecco, questa è la domanda peggiore, no? Che si possa fare perché non ha proprio una logica. Noi dobbiamo entrare in un'altra dinamica che è quella appunto di non avere aspettative, cioè nel momento in cui si fa trading o comunque si apre, adesso lo dico proprio nella più piccola essenza, nella più piccola parte, quindi si apre un trade per guadagnare qualcosa, la prima cosa è quella di non pensare al guadagno. E tra un po' ne parleremo di questo, proprio di questo punto. Altra cosa è curare ciò che è nella nostra sfera di influenza. Quindi, in questo caso, non, sapendo che non possiamo andare a manovrare cosa farà l'euro-dollaro o lo Standard & Poor's o l'oro nei prossimi giorni o nelle prossime ore, dobbiamo invece cercare di curare ciò che possiamo influenzare. E anche qui lo vedremo adesso, tra pochissimo. E altra cosa, ragionare sempre in termini probabilistici, in termini di probabilità. Questo è l'ultimo, direi, dei macro temi per migliorare, diciamo, la nostra lucidità nel momento in cui si fa trading, senza fare quindi danni comportamentali, proprio danni che arrivano proprio dalla nostra testa e che poi si finalizzano in comportamenti sbagliati. Bene. Andiamo avanti. Allora, partiamo dal primo punto. Accettare l'incertezza, abbiamo detto, no? Accettare l'incertezza e non avere aspettative. Ecco qui. Allora, il miglior modo, dico, di accettare l'incertezza è farla diventare certa. E voi mi direte, come? Allora, io faccio sempre spesso questo esempio, qui ancora di più lo voglio proprio fare a voi. Dobbiamo cercare di operare proprio come se fossimo un imprenditore di qualsiasi merce reale, quindi di economia reale, che fa il commerciante che cerca di comprare una merce a un prezzo e cerca di rivenderla a un altro. Quindi non fare un'operazione e aspettarsi un guadagno, ma fare il contrario, cioè operare proprio come fa un commerciante, ovvero io devo fare trading, devo fare un trade. Quando vado ad analizzare quel trade, la prima cosa che devo fare è comprare la merce, come fossi un commerciante. Quindi per comprare la merce cosa faccio? Esempio, compro la merce e questa merce mi costa, qui ho fatto un esempio, 200 euro. Bene, inserisco il trade, compro la merce. Ovviamente la compro se il trade è andato a mercato, se è un ordine pendente non ho ancora comprato la merce. Se entro a mercato, quindi sono a mercato, quindi sto long o short su un asset, quindi un euro dollaro piuttosto che qualsiasi altro strumento,
Quando entro a mercato decido che il mio trade in quel caso ha un costo di 200 euro, che in questo caso vedete tra parentesi ho messo stop loss, è il mio stop massimo, in quel caso è la mia merce, ok? Io ho comprato la merce per 200 euro. Quindi appena faccio l'operazione, io quella merce lì l'ho comprata, quindi è come se io avessi già lo stop loss colpito. Non fatelo dopo questo discorso. Da qui c'è veramente l'essenza anche di accettare nel rimanere lucidi sul target. Ok? Quindi compro la merce a 200 euro con il mio stop loss. Appena entra a mercato, io la merce l'ho comprata. Quindi ho comprato, per esempio, non so, X telefonini, facciamo finta, per 200 euro. Bene. Cosa cercherò di fare io? Cercherò di rivenderla a un prezzo uguale o superiore nel futuro. Quindi nel momento in cui sono a mercato su una posizione dove ho rischiato, quindi ho messo un costo di 200 euro, ho comprato la merce, pensiamo sempre così, ho fatto magazzino con i 200 euro, poi dovrò cercare di ottenere almeno 200 euro di guadagno. Se dopo 2 giorni la posizione concretizza il costo, 200 euro, io l'avevo già prima in realtà permesso, dato, era già digerito, perché io quando ho fatto l'operazione avevo già comprato la merce, quindi quei 200 per me erano già andati sotto il mio conto da 10.000, facciamo finta, era già 9.800, ho comprato la merce. Avete capito? Quindi entriamo in quest'ottica, perché quest'ottica qui vi fa poi rimanere lucidi nel momento in cui si è in operazione. Quindi non fate il trade e poi pensate, ah, no, aspetta, allargo lo stop oppure non mi va contro, oh mamma mia, sto perdendo chissà quanto, cioè prima. Ok? Vedete no le mie immagini qui? Perché Maurizio mi dice che non riesce a vedere l'immagine che sto mostrando. La vedete no l'immagine? Domanda. Perfetto, allora è un problema di Maurizio. Quindi Pierino mi chiede, quindi prima di fare un trade devo pensare allo stop loss? Assolutamente sì. E devi pensare non allo stop loss come dice la parola stessa, che già la parola stessa implica una tua sensazione negativa. Stop alla perdita, la perdita, ok? Noi come esseri umani, nel momento in cui pensiamo a una perdita, qualsiasi perdita sia, solitamente, insomma, la perdita di un amico, la perdita di soldi, la perdita di un legame sentimentale, perdita di la perdita solitamente si associa a un sentimento negativo, ok? A una sensazione negativa. Ok? Quindi stop per me non è stop, quello ho messo per farvi capire, ma compro la merce. Quando entro a mercato compro la merce. Quanto voglio, quanto sono disposto, quanto ho nel mio budget per comprare la merce qui, per poterla comprare anche domani, dopodomani, dopodomani se non riesco a venderla questa? Perché se questa non riesco a venderla, resterà in magazzino e quindi si concretizza il mio stop loss. È quando riuscirò a venderla che diventa il profitto, quindi 200, 400, 300, 250, eccetera, eccetera. Ci siamo? Andiamo avanti quindi. Altra cosa, prima dicevo, curare ciò che è nella nostra sfera di influenza. Quindi, siccome noi il mercato non lo possiamo comandare, non lo possiamo controllare più che comandare, dobbiamo invece curare ciò che possiamo fare. E sono tre macro temi anche qui. Qui ci vorrebbero 3 ore per spiegarvi tutto, ma in linea di massima, tre cose molto importanti, che sono la prima, conoscenza della materia, la formazione. Io qua ho fatto una parentesi, trading sul Forex per esempio, potrebbe essere, ma il trading in generale, no? Cioè la conoscenza di quello che stiamo facendo. Non per niente, qualsiasi professionista, un chirurgo, un dottore, prima di lavorare sul campo si forma. Un avvocato pure, un geometra pure, un architetto anche, cioè qualsiasi figura professionale, prima di fare l'operazione, di fare l'operatività, di fare l'attività, deve formarsi. È impossibile fare un qualcosa, pensare di avere risultati e non sapere neanche quello che si fa.
Quindi prima di tutto curare ciò che è la nostra sfera di influenza e la prima cosa è la conoscenza della materia, formarsi, la formazione. Secondo, una volta che ci si forma, adottare un metodo di trading, quindi cercare di avvicinarsi, perché sapete, come dicevo anche all'inizio, il trading ha tantissime sfumature, quindi io ho un mio metodo, ognuno ha il suo, no? Io da anni cerco di condividere e di trasmettere un po' le mie metodologie, ognuno ha le sue e ovviamente a seconda anche un po' del carattere che uno ha. Quindi, però bisogna adottare un metodo e cercare di farlo proprio, facendosi magari in quel metodo un vestito un po' più su misura sulla persona, ma poi cercare di battere su quel metodo. Ma battere su quel metodo non vuol dire stare 6, 7, 8 mesi, un anno e poi magari alle prime difficoltà passare altro metodo, un altri 6, 8, 10, un anno e poi ancora passare. Per questo significa essere nel tunnel, nel vortice di quei trader che continuano a cambiare costantemente metodi, se si possono chiamare metodi, e poi alla fine finire a aver passato anni e anni a riniziare sempre tutto da capo e non aver tirato fuori un ragno dal buco, no? Quindi adottare un metodo di trading, questo è ciò che è nella nostra sfera di influenza, e avere un piano e rispettarlo. Infine, questo metodo di trading deve essere poi, come dire, caratterizzato da un piano ben stabilito che ha delle regole e quindi non è solo l'entrata, non è solo quanto si rischia, è tante cose, time frame, che tipo di strategie, e tante cose, e rispettarlo ovviamente, perché se si ha un piano ma se non si rispetta, tutto è finito. Vedete quante piccole, grandi cose ci sono poi nel fare trading al di là, no? Della mera esecuzione di un ordine o di un pattern, cioè. Questi sono argomenti che non vi dice quasi nessuno, eh? Sono argomenti poco commerciali, ma sono argomenti essenziali per fare un trading di profitto o comunque un trading serio, con cognizione di causa. Quindi curiamo ciò che è nella nostra sfera di influenza, non pensiamo di controllare il mercato standogli davanti e pensando che stando lì davanti ogni minuto si possa controllare il mercato. Cerchiamo di fare questi passi che sono nella nostra sfera di influenza e vedete questi passi poi vi portano all'obiettivo finale di essere profittevoli in modo costante. Ultima cosa di cui parlavamo prima, ragionare in termini di probabilità, no? Ragionare in termini di probabilità, cioè non pensiamo che il trade che sto facendo oggi sia uguale a quelli o quello di ieri, perché qui si cade poi nella purtroppo implicita testa malata, dove magari mi sono andati male, quindi sono andati a costo gli ultimi due trade, faccio lo stesso identico trade e ho paura perché sono andati male gli altri. Nessun trade oggi influenza quello di ieri. Quindi dovete essere sempre, guardare appunto il trading in termini probabilistici. Tutto può non andare come vorremmo, quindi dobbiamo ragionare sempre in termini di probabilità. Cerchiamo quindi di avere un rapporto tra i nostri costi e i nostri ricavi il più possibile a favore dei ricavi. E qui ovviamente c'è il grande tema, battuto mille volte dal sottoscritto, del rischio rendimento, che deve essere sempre o maggiore o uguale a 1 a 1. Quindi nel momento in cui faccio un trade, devo cercare sempre, nel momento in cui appunto compro la merce, abbiamo detto prima 200 euro, devo sempre pensare di avere almeno un ricavo di 200 euro. Quindi il mio target dovrà essere al minimo 200 euro. Non posso andare a cercare di fare di trade dove rischio 200 euro e vado a prendere 50 euro ogni volta. Ci può stare l'operazione che si porta a casa 50 euro, rischiando le 200, non è che non, ma non deve essere l'obiettivo finale, non deve essere il preventivare l'operazione da fare, rischiare quindi avere il costo di 200 e prendere ogni volta 50, ogni volta 20, ogni volta 30, perché seppur si può avere, si può avere, non è così perfetta la cosa, ma potrebbe essere che il nostro ratio di profittabilità aumenti, quindi aumentiamo molto i trade in profitto, è abbastanza possibile, ma poi quando abbiamo dei periodi magari un po' negativi,
questi possono massacrare la nostra, diciamo, equity di profitto e quindi il nostro guadagno, e non solo il nostro guadagno, perché quando si distrugge così giorni e giorni, mesi di profitto, magari con qualche trade andato male, si distrugge anche appunto tutta la nostra mentalità, che diventa poi incerta e impaurita nell'affrontare nuove giornate di trading. Da qui quindi si può passare, diciamo, all'ultima parte del come ragionare per operare al meglio con la price action, o meglio, comunque per rimanere lucidi e operare quindi con cognizione di causa. Qui ho messo, diciamo, i 6 punti importanti dall'inizio alla fine, che sono inizialmente valutare il mercato su cui si fa trading, quindi avere una watchlist di riferimento e cercare tendenzialmente di operare su quella. Quindi non operiamo per forza su 1000 mercati. Se vi piace il Forex, prendetevi quelle 10-12 coppie di valute principali e lavorate su quelle. Se vi piace avere un po' più di mix, quindi prendete, non so, 7-8 coppie di valute principali, 3-4 indici, oro, petrolio. Fate comunque un mix di mercati che vi interessano, che volete tradare. Valutate i motivi per cui volete tradare quei mercati. Quindi fate un'analisi all'inizio. Analizzare l'informazione dei prezzi su time frame weekly, daily, struttura, quindi fare l'analisi. Io ogni settimana faccio la mia analisi su time frame alti, settimanale soprattutto, e poi ogni giorno vado ovviamente a vedere se ci sono, se la struttura è confermata e se ci sono dei pattern. Infatti, attendo poi, terzo punto, delle conferme dai prezzi, quindi segnali di price action su daily 4 ore. Quindi poi dovrò cercare delle conferme dal mercato con i miei segnali sui time frame. Quindi vedete, io ho già i time frame, questi arrivano dal piano di trading di cui parlavamo prima. Calcolare il costo ricavo possibile, soprattutto realizzabile. Ecco, qui potevo anche metterla in rosso, come ho fatto qui, soprattutto realizzabile, perché tante volte sento, no, vostri spunti anche dove. Ma qui si può avere questo qua, questo stop su questo livello, si può andare a cercare di prendere questo profitto, guarda, 1 a 4, no? Quindi rischio 100 per ottenere 400. Ecco, da un punto di vista del commerciante direi wow, però provate a pensare anche un commerciante, no? Che compra la merce a 100, non è sempre facile riuscire a rivenderla a 400, no? Devi trovare chi è disposto a pagare quella merce, quindi è così appassionato, no? Di quella merce, a pagare 400, quando mai tutti solitamente pagano magari 150, 200. Ecco, entriamo sempre in quell'ottica lì del commerciante. Pensiamo che è più facile comprare la merce a 100 e mediamente rivenderla a 150, 200, 250, no? Questo è più facile. E quindi calcolare il costo ricavo possibile a seconda un pochino della nostra strategia, ma anche dei livelli che abbiamo, io valuto appunto i livelli più importanti che abbiamo sui prezzi, e soprattutto realizzabile. Avete capito? Realizzabile. Cioè, è normale questo, no? Guardate, vi faccio vedere un'operazione che ho così condiviso con i ragazzi del Platinum, che ho sulla coppia Australia-Canada. È un'operazione che arriva da un match tra daily e tra grafico giornaliero e grafico 4 ore. Sul grafico giornaliero ho avuto su dei minimi mensili, quindi qui c'era un livello molto importante, un doppio minimo higher, uno dei miei segnali di trading. E quindi poi ho aspettato su 4 ore che si venisse a creare uno dei miei segnali operativi, che si è venuto a creare proprio ieri con questa qui, che è una FTV Power, praticamente una delle mie strategie di ingresso nel trade. Ho calcolato e ho preferito entrare in questo caso sul breakout. E ho visto che in questo caso, essendo contro la tendenza nel giornaliero, l'operazione, il mio possibile profitto migliore era cercare di prendere profitto sulla prima punto dove lui potrebbe riscendere nel caso in cui salga. E ho notato che se io andavo a prendere questo mini trade, un piccolo trade, andavo ad avere un rischio rendimento, guardate, 151 dollari canadesi per prenderne 157. In questo caso mi accontento di avere un rischio rendimento, vedete la piattaforma DG mi dà anche rischio rendimento, di 1 a 1, non vado a cercare di più. Ci sono altri tipi di operazioni dove invece magari riesco ad avere uno spazio migliore e magari cercare di andare a fare un 1 a 2, un 1 a 1,5, quindi comprare la merce a 100, diciamo, e venderla magari anche a 200, 150, 250, a volte magari si riesce anche a fare il big deal da 1 a 3, no? Però vedete, io ho obiettivi realizzabili, non obiettivi
seconda del trade, e qui ne va appunto nella nostra discrezionalità, nel nostro cercare di, ed eccolo qua, analizzare l'informazione del mercato, dei prezzi. In questo caso il realizzabile per me era quel livello lì. Quel livello lì mi portava ad avere un rischio rendimento leggermente maggiore di 1 a 1, quindi ho comprato la merce a 100, la posso rivendere a 103, 104, ci sta? Beh sì, calcolo ovviamente che sia un rischio che posso, quindi un costo che posso permettermi, io quel costo lì per me io l'ho già dato al mercato. Quindi se verrà il profitto sarò riuscito a trovare, quindi ho già comprato la merce, sarò riuscito a trovare se andrà a target la persona che gliel'ho venduto allo stesso prezzo praticamente che l'ho comprata, va bene? Bene, pensare alla certezza del costo della merce all'inizio del trade, già pagato, ecco quello che dicevo prima, quindi non serve che ci ripasso sopra, diciamo che questa è quell'essenza un po' dove io volevo oggi puntare. Per essere lucidi poi nella ricerca del nostro target. E infine lasciare il tempo che il mercato maturi una direzione e attendere di trovare il nostro cliente a cui vendere la merce che abbiamo già pagato. Ok? Questo vi permetterà, vedrete, se riuscite un pochino a interiorizzare questa cosa, a digerirla, a essere intanto dei gestori del rischio migliori, perché voi già andate a consolidare prima in voi stessi il fatto del costo iniziale, lo stop loss come già costo della merce, già comprata, l'ho già pagata, ho già, come dire, no? Ho già pagato il mio fornitore. Ecco. In questo caso, quindi, nel momento in cui noi siamo a mercato, quello stop loss non mi fa più paura perché io è come se l'avessi già preso. Cioè, mentalmente sono tranquillo. E con obiettivi di rischio rendimento di minimo 1 a 1 o superiore, che siano però nel grafico che abbiamo davanti realizzabili, eccolo lì l'esempio che vi ho fatto su MoneyTrade, che in realtà ho a mercato, ecco qui che arriviamo su tutta questa situazione. Avete capito? Bene, avete domande, ragazzi? Il tema non è facilissimo neanche da esprimere in una mezz'oretta, dico la verità, ho cercato di andare a, come dire, comprimere un po' tutto quello che è la mia, qualcuno, una parte della mia esperienza su questo argomento, come io cerco di approcciare quando un'operazione a mercato e come io cerco di lavorare quando faccio trading. Dario chiede, lo stop loss devo metterlo anche con stop limit o rischio un gap? Cosa vorresti dire con stop limit? Non ho ben capito. Massimo dice, quindi l'acquisto fa il capitale e no al contrario. Quindi l'acquisto fa il capitale e no al contrario. Non ho ben capito anche te, Massimo. Scusa, ma non capisco la domanda. Comunque, in linea di massima, io quando mi attivo per un trade, cerco di, come dicevo, di ragionare come un commerciante. Quindi, facciamo esempio: voglio fare adesso, facciamo un esempio più ancora più classico, magari vogliamo creare una linea di abbigliamento. Iniziamo con delle magliette, ok? Inizialmente non è che posso andare a prendere le magliette più migliori, dico, beh, vado a vedere qualche sito che vende magliette, ah, trovo il sito che mi fa, so, X magliette bianche, nere, grigie a tot. Questo tot sono 500 euro. Bene, sono disposto intanto a investire 500 euro perché dopo avrò da fare le stampe mi costano altri 500 e bla bla bla. Quando ho fatto tutto, bene, questo mi costa 3.000, bene, questi 3.000, dove poi posso andare a rivendere la mia merce? Riuscirò a rivenderla? Cioè, ragioniamo in questo modo, come se avessimo uno store di abbigliamento e stiamo iniziando a fare l'abbigliamento, oppure dobbiamo fare la materia prima. Cioè, cerchiamo di ragionare proprio come se stessimo nell'economia reale, più classica. Dobbiamo comprare la merce, quindi dobbiamo comprarla, bene, dobbiamo comprare le magliette? 200 euro? Bene, questa è l'operazione. 100 euro in questo caso, io 100, bam, li ho messi lì. Cioè, avete capito? Questa è un po' l'idea. Però
Parecchie domande al momento. Bravissimo Arduino, dice Pierino. Io spesso ho difficoltà a lasciare correre i guadagni. Come posso fare per migliorare questo difetto? Appunto questo, quello che vi ho detto. Allora, poi dipende cosa vuol dire far correre i guadagni, perché c'è sempre questa magica idea del far correre i guadagni. Ricordiamoci che se noi facciamo trading, il mercato tende a fare dei trend che possono anche durare nel tempo, ma questi trend non sono verticali. Cioè il mercato si muove con dei swing, no? Quindi il mercato non sale e basta, o non scende e basta. Quindi se facciamo trading, magari stiamo dentro, non so, su un trade 3, 4, 5 giorni, poi usciamo, portiamo a casa il profitto e poi rientriamo magari su un swing, cioè su un'onda di ritorno del trend. Ok? Quindi come faccio a far correre i profitti? Appunto, come ti dicevo. Cioè, cercando già di ragionare in questo modo, non pensiamo al colpo di fulmine. Ah, ho rischiato 100, voglio ottenere 1000. Facendo così, sì, c'è anche il trade che va così, ma in linea di massima conviene sempre cercare di avere piccoli e medi costi, piccoli e medi profitti. Nel tempo fanno il vero guadagno. Maria Ida Patrizia chiede, quindi se compro a 100 lo stop lo metto a 200? No, allora se tu compri e metti uno stop di 100 euro, no? Facciamo finta, lì compri la merce, quindi cercherai che il tuo profitto equivalga a 100 euro superiore, capito? Quindi, per esempio, guarda, mi prendo sempre la piattaforma DG, vado su, ho il DAX qui, ordine. Se io faccio un ordine, mettiamo anche di un contratto mini da 1 euro e vogliamo comprare, facciamo finta. E io voglio comprare e mettere, e ho uno stop dove voglio 100 euro, ok? Quindi dovrò capire intanto dove posizionare appunto lo stop in termine tecnico. Mettiamo adesso proprio i 100 euro. Vedete che la piattaforma vi dà il rischio. Questo è il nostro costo. Questo qui sarà la nostra merce comprata. Quindi qua io, a seconda poi dei livelli, posso decidere, ma metto un target, guardate, 150, posso mettermi un target di 180. Quindi metti caso che qui ci sia un pattern che abbia un rischio di 100 euro, quindi di 100 punti. E metto il mio target a 180, quindi la mia merce costa 100 euro, il mio target, quindi il mio guadagno sarà 180. Questo è ragionare in maniera corretta. In maniera corretta. Avete capito? Non so se sono stato chiaro, spero di sì. Comunque avete domande, info, chiarimenti, avete le mie mail, il sito, avete tutto. Vediamo altre due domande, poi ci salutiamo. Marco chiede come facciamo a prendere i trend se settiamo il take profit, come ti spiegavo prima, quindi non cerchiamo di prendere trend, cioè una delle cose che ho scritto qui è calcolare il costo ricavo possibile, soprattutto realizzabile, eh? Realizzabile. Giancamillo chiede se il 3%, beh, al di là dei soldi che hai, il 3% non è poco, su un singolo trade. Quindi io starei un pelo più basso, Giancamillo, poi dipende sempre dalla tua operatività, perché 3% su un singolo trade dipende anche quanti trade fai, insomma, se ne fai parecchi è tanta roba, eh. Dario Lenzetti dice del gap, beh, con IG lo sai che hai lo stop garantito, quindi ti puoi affidare allo stop garantito di IG. Giuliano chiede se è possibile rivedere la registrazione, probabilmente la metterò sul mio canale YouTube, quindi iscrivetevi al canale YouTube Arduino Schenato e troverete probabilmente nei prossimi giorni anche la registrazione. Marco dice: non è comunque semplice, bisogna fare un upgrade mentale. Sì, infatti, noi per questo in Air Forex
da ormai un bel po' di tempo con Antonio, mio collaboratore, creiamo degli eventi ad hoc proprio per il mindset. E abbiamo un webinar proprio venerdì sera alle 6 che verrà anche in diretta su YouTube, quindi se vuoi collegarti sul mio canale troverai il webinar sulla mentalità e faremo un evento live il 28 settembre in quel di Bologna, quindi se vorrai insomma approfondire questo tema che credo sia i temi questi qui del miglioramento di se stessi per migliorare appunto poi la profittabilità nel trading siano essenziali, essenziali come è essenziale anche la parte tecnica, come è essenziale l'essere tecnicamente capaci, come dicevo prima. Tutto è importante, quindi non bisogna tralasciare niente. Ricordatevelo che questo è un lavoro come altri. Va bene, allora a questo punto spero vi possa essere stato di aiuto. Io vi comunico che ci vedremo comunque nel prossimo MRDG. Ci vediamo in giro nel web, nel canale YouTube, nel sito. Se avete bisogno di alcuni chiarimenti o domande, informazioni, potete scrivere a questa mail. Niente, vi saluto e vi auguro una buona serata. Ciao a tutti!